L'IZS dell'Abruzzo e del Molise, nell'ambito della Fiera dell'Agricoltura in programma a Teramo fino a domani 25 aprile, ha organizzato una tavola rotonda dal titolo Il cibo sostenibile, sviluppo identità locale e brevi informative su progetti di innovazione di prodotti identitari della Regione Abruzzo, l'arrosticino d'Abruzzo DOP e il salamino abruzzese. L'incontro, organizzato e moderato dall'Istituto, ha visto la partecipazione di numerosi esperti, tecnici, produttori e rappresentanti delle associazioni di categoria. Questo per noi è un momento magico perché ogni anno ci possiamo riesprimere a dare il nostro sostegno ai nostri produttori che sono un po' la nostra anima, il nostro cuore. È un'occasione che cerchiamo sempre di sfruttare al massimo. Quest'anno in maniera particolare perché abbiamo dato un sostegno tecnico-scientifico a garantire la qualità e la tracciabilità di prodotti che sono molto cari al cuore degli abruzzesi. Parliamo da una parte degli arrosticini che non hanno bisogno di introduzione. Ma parliamo anche degli insaccati che, pur essendo prodotti di qualità, hanno ancora bisogno di ricerca per migliorare sempre di più gli aspetti qualitativi e di sicurezza degli alimenti. Il primo progetto presentato, denominato Salumieri Salutari, è un partenariato finalizzato a formulare una conservazione naturale per il tipico salamino abruzzese, che determini la riduzione dell'utilizzo del sale, elimini nitrati e altri additivi chimici in fase di preparazione, mantenendo alti livelli di sicurezza alimentare, qualità chimico-fisiche, tecnologiche e organolettiche del prodotto. Mentre il secondo progetto, Pastori Custodi, si propone di portare a termine il percorso di certificazione europeo dell'arrosticino d'Abruzzo DOP, sensibilizzando le aziende a migliorare la produzione della carne ovina nella direzione della valorizzazione del prodotto, della sostenibilità delle produzioni e della salvaguardia del paesaggio dei pascoli montani. Diciamo che gli interessati, gli allevatori, i produttori hanno puntato alto, vogliono ottenere il massimo riconoscimento di tracciabilità e qualità di questo prodotto, che è un'espressione europea comunitaria che dichiara proprio l'origine del prodotto in tutte le sue fasi. Per cui è una, come dire, una garanzia di produzione di nicchia, ma garantita verso il consumatore e verso il produttore.